Fino al 6 gennaio Cosenza sarà un vero e proprio teatro all'aperto per accogliere turisti e visitatori provenienti da tutta Italia. Lungo tutto l'asse di oltre 2 chilometri, che da piazza 15 marzo arriva a piazza Bilotti, saranno tanti gli eventi e le manifestazioni per tutti i gusti e tutte le età. La cosa più interessante è che, come sempre, è un calendario scritto a più mani, non solo nel comune, è anche un calendario scritto proprio a quattro mani con la città, con le associazioni, con tutti coloro i quali hanno voluto collaborare, e chiunque ha avuto un'idea ha avuto la possibilità di presentare la sua idea e di venirla validata dal comune. Quindi un calendario per tante cose. A me piace particolarmente, lo ricordo perché sono le due innovazioni fondamentali di questa stagione: Bacio e Balere, quindi Piazza Prefettura che si trasforma in una balera dal 26 al 28 dicembre, tre giorni di ballo che passa da Raul Casadei agli anni 70, ai Bee Gees, fino al reggae, quindi un momento per trovarsi insieme tutti. E quest'altra cosa che sta sempre in centro storico, che a me piace moltissimo anche in termini simbolici, questo corso incantato, dove le saracinesche tradizionalmente chiuse quest'anno trovano vita in delle tele, in delle immagini che raccontano la magia del Natale, e che mi auguro siano ben auguranti, in maniera tale che a un certo punto quelle saracinesche finalmente saranno riaperte e dentro potremo ritrovare i negozi che tutti auspichiamo. Buona Cosenza a tutti, recita così lo slogan scelto quest'anno per presentare il ricco cartellone delle buone feste cosentine, e che vuole sottolineare la ricca offerta della città Abruzia, che va ben oltre gli eventi e le manifestazioni in programma. Un percorso di scoperta e di magia che coinvolge anche l'anima più intima e nascosta della città, la sua storia millenaria, raccontata nei musei e nelle opere d'arte, le suggestioni di ciò che Cosenza era, le meraviglie di ciò che è diventata, l'attesa per ciò che ancora deve diventare. Tutto questo accompagnato dal cuore della città, attraverso la calda e proverbiale accoglienza dei cosentini.